Ciao a tutti, sono Tiziana e sono qui a spiegarvi come realizzare il vostro lavoro chiacchierino. Il chiacchierino, innanzitutto, voglio dirvi che è una tecnica che risale ben al 1750, per cui è una tecnica molto antica. Per i più che non la conoscono, vedranno i lavori finiti, penseranno siano realizzati a uncinetto, e invece no. Per poter effettuare la lavorazione a chiacchierino esistono due metodi, o con la navetta o con l'ago. Io questa sera vi spiegherò quello realizzato con l'ago. È un ago particolare, in quanto è lungo quasi 13 cm, ha la punta spuntata, per cui non vi potete far male. È difficile da trovare in commercio, ve lo dico subito. Però grazie ad alcuni siti internet molto forniti potrete recuperarlo senza fatica. Si usano dei filati di cotone che possono andare da quelli molto sottili come questo qui per passare a questo che dovrebbe essere un numero 5 o come questo qui che è un numero 8. Anzi, l'incontrario, quello di prima era 5, questo è quello di prima era 8, questo è 5. Passo subito a spiegarvi che per realizzare questa tecnica utilizziamo intanto i termini tecnici che sono nodi doppi e picchiolini, perché troverete alcune riviste in commercio, poche, ma adesso sta prendendo un po', diciamo, piede perché è di moda, con degli schemi che usano proprio una terminologia tecnica, quindi nodi doppi e picchiolini. Che cosa sono i nodi doppi? Ve li faccio vedere su questo lavoro qua, eccolo qui. I nodi doppi sono questi, ok? E questi anellini che si creano durante la lavorazione non si chiamano anellini, ma appunto nodi doppi. Passiamo, senza perderci in troppi discorsi inutili, dicendo che, ok, si realizza il lavoro infilando un tot di cotone. Vi verrà spiegato, a seconda del lavoro, a seconda di quanto grande sia, quanto filo lasciare dopo la cruna. E in questo caso ne teniamo poco, perché facciamo soltanto degli esempi per capire come realizzare. Sono proprio i primi passi. Ok. Creiamo subito un nodo doppio. Nella mia mano destra, specifico, io non sono mancina, ok? Tengo l'ago con il filo bloccato in questo modo qui. Con la mia mano sinistra faccio passare con l'indice il dito sotto il filo e mi vado ad infilare con l'ago in questo modo. Ecco qua. E ho effettuato in questo caso la prima parte del nodo. Successivamente andrò, quindi ve lo faccio rivedere perché magari può essere un po' complicato agli inizi, passo col dito sotto e creo la mia prima parte di nodo. Ok, passo col dito in questo modo, mi infilo con l'ago, ecco qui, e mi accosto alla parte già realizzata ed ecco che ho ottenuto il mio primo nodo doppio. Eccolo qua, inquadrato benissimo. Andiamo avanti, lo rifacciamo nuovamente di modo che possa essere sempre più chiaro e soprattutto di modo che possiate fare un po' di pratica. Ok, in questo caso non andremo a realizzare un grandissimo lavoro, ma soltanto un esempio, per cui sarà necessario fare soltanto inizio 3 nodi doppi. Uno abbiamo fatto, continuiamo in questo modo e ci accostiamo, andata e ritorno, ed ecco creato il nostro secondo nodo doppio. E andiamo con il terzo, ecco qui, ecco il nostro terzo nodo doppio, sempre uno accostato all'altro, benissimo. Ora abbiamo detto che il lavoro a chiacchierino è formato da nodi doppi e da picchiolini. Come si crea un picchiolino? Semplicemente facendo quello che abbiamo fatto finora, ok? Quindi questa prima parte del nodo, solo che invece di andare ad accostarlo completamente come abbiamo fatto poc'anzi agli altri nodi doppi, lascerò uno spazio, come in questo caso. Come faccio a lasciare questo spazio? Lo blocco con il mio indice della mano destra.
Parto, quindi ho fatto la mia prima parte, parto con la seconda parte del nodo. Ecco qua. Con la telecamera non è granché facile. Ecco qua. Ho creato un altro nodo doppio. Ok, si è formata questa piccola, chiamiamola asola. Se vado ad accostare il lavoro, ecco qui creato il nostro pippionino. Realizziamo altri due nodi doppi, quindi andata e ritorno. Acceleriamo un po', poi comunque voi potete ovviamente rivedere il video anche più volte, anche per prendere un po', fare un po' di pratica, diciamo. Ecco, tre nodi doppi, un pippionino e altri tre nodi doppi. Creiamo un altro pippionino, per cui sempre questo metà giro, metà nodo, perdono, blocco con l'indice della mano destra e faccio il ritorno. Il ritorno. Eccomi qua, fatto. Si è creata questa asolina, accostando il lavoro, ecco qui un altro pippiolino. E vado con altri due nodi doppi. Ecco qua. Quindi che cosa abbiamo realizzato? Una cosa molto semplice, come avete potuto notare. Ecco, vediamo se riusciamo a mettere bene a fuoco. Ecco qua, tre nodi doppi, un pipiolino, tre nodi doppi, un secondo pipiolino e altri tre nodi doppi. In questo caso che cosa faccio? Problemi di messa a fuoco. Infilo due dita della mia mano sinistra dentro questo cerchio, questo cappio che si è creato, ok, e sfilo il lavoro, spingo l'ago, spingo tutto l'ago, ecco qua, fino a, tengo con la mano sinistra bloccato, fino ad avere questo cappio bloccato fra le dita dove vado ad infilare il mio ago. Lo faccio passare, ok. Ecco qua, tengo bene fermo con l'indice pollice, la mano sinistra del lavoro e tiro, 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 tiro. Ecco, vediamo cosa sta succedendo così. Voi non dovete lasciarlo, io lo lascio per farvelo vedere, però voi non dovete lasciarlo, mantenerlo fino all'ultimo e vado a creare il mio primo cerchietto. Eccolo qua, vediamo se riusciamo a farlo vedere meglio. Ecco qui, formato come dicevamo prima da nodi doppi e da questi cerchietti che si chiamano pippiolini. Ok? Fermiamo il lavoro con un nodo. Ecco qui. Ok, abbiamo finito. Mi sembra proprio basilare, è stato anche un tutorial molto molto rapido. Brutto così, ve lo tengo un po' più su mentre finisco di parlare. Ecco, di seguito vi metterò un link presto dove potrete vedere, dove potrete recuperare gli arnesi del mestiere, quindi gli aghi, come dicevamo prima, che esistono diverse misure. In più, adesso vi faccio vedere velocemente una sequenza di alcuni lavori. Purtroppo non ne ho molti perché ne ho venduti tantissimi, alcuni li ho regalati, quindi quello che ho è questo. Ecco, possono essere, questo peraltro non è nemmeno indurito, non è inamidato e quindi risulta un po' stropicciato. È una sequenza di cerchi di cerchietti come quello che abbiamo creato noi stasera, cioè questo, e di archetti che vedremo in seguito come realizzare. Oppure abbiamo questi che possono essere delle decorazioni o con inserimento di perline, altra cosa interessante, o orecchini. Questo l'avete già visto agli inizi. Ecco qua una bellissima croce realizzata con un filo lamé. Altra cosa, ecco, un altro filo lamé. Molto belli sono i lavori realizzati con colori particolari. Poi abbiamo questo che è un orecchino con un ciondolo sempre stessa lavorazione, con inserimento però di elementi in Swarovski. E ancora, ecco qua, un altro orecchino simpatico
con l'applicazione in questo caso di strass che si applicano a caldo, strass aurora boreale, per cui luccicano particolarmente, oppure ecco altri due orecchini con perle agli inizi e con charms alla fine, a seconda un pochino dei vostri gusti. Ecco qua l'ultimo. Ed eccomi, penso di avervi già fatto vedere abbastanza come primo tutorial, non so se ne seguiranno degli altri, però spero di essere stata di aiuto, soprattutto alle mie amiche che mi chiedevano come si crea un lavoro a chiacchierino. Casomai, se vi è piaciuto fatemelo sapere e potete anche, tra le altre cose, visitare la mia pagina su Facebook che è Rosa Antico, scritto con due A centrali, per cui Rosa Antico, tutto attaccato, dove potrete vedere alcuni dei miei lavori. Per il momento vi ringrazio e vi saluto. Ciao ciao!